Salve, sono Maria Pia Rana dell'associazione LI APS di Pescara, partner del progetto La Cittadella dell'Infanzia. Come vi avevo già illustrato in un video che abbiamo pubblicato tempo fa sulla pagina della Cittadella dell'Infanzia, siamo partner di questo progetto per un'attività che è quella dell'accompagnamento alla genitorialità con due laboratori. Un laboratorio sull'autoimprenditorialità e un laboratorio sull'orientamento al lavoro. Dopo il periodo di vacanze abbiamo pensato di avviare questa rubrica con il laboratorio sull'autoimprenditorialità per parlarvi di quelle misure agevolative oggi presenti sul territorio nazionale. Apro i lavori con la scheda di Resto al Sud, iniziativa presente sul territorio ormai da giugno del 2017. E vi illustrerò appunto le informazioni relative a questa misura in due video, in quanto è una misura piuttosto corposa, abbastanza piena di informazioni, quindi sarà necessario suddividere appunto le informazioni. Al termine di questo ci sarà una scheda esplicativa che verrà comunque ugualmente pubblicata per meglio imprimere nella vostra memoria le informazioni che vi ho dato attraverso i video. Ora, cominciamo e vi chiedo scusa se magari farò qualche piccolo errore. Allora, Resto al Sud, come vi dicevo, è una misura agevolativa promossa da Invitalia, soggetto gestore non solo di questa misura, ma di altre di cui vi parlerò in seguito, e che fino ad oggi, o meglio, fino al 31 luglio del 2020, ha totalizzato circa 6.000 domande finanziate. Ora, questa è una misura agevolativa che è stata realizzata proprio per alcune regioni del Mezzogiorno, quindi possiamo dire che prende il Sud, ma anche il Centro-Sud, in quanto tra le regioni troviamo anche l'Abruzzo. Ed è stata una misura, realizzata proprio per incoraggiare e incentivare aspiranti giovani imprenditori ad avviare nuove attività imprenditoriali, quindi start-up in grado di fronteggiare da un lato lo spopolamento, l'abbandono di questi territori, quindi di queste regioni, di queste aree, dall'altro di dare un rilancio economico a queste zone. Le regioni implicate sono 8 e sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Resto al Sud ha subito una serie di variazioni migliorative, tra le quali appunto l'aumento delle regioni. Quindi alle 8 che sono state indicate precedentemente, si aggiungono 116 comuni del cratere sismico del Lazio, dell'Umbria e delle Marche. Ora vado ad illustrarvi appunto questa scheda.
Innanzitutto, l'obiettivo di Resto a Sud, quindi come dicevo, è quello di promuovere e sostenere la costituzione di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno che vi ho già indicato da parte di aspiranti giovani imprenditori. È chiaro che per inoltrare una richiesta di finanziamento, quindi per fare una domanda per il ricevimento di questa agevolazione, è necessario avere dei requisiti. E i requisiti, diciamo, più importanti sono l'età, la residenza, se si è liberi professionisti, e un altro requisito è se si ha o meno un'attività imprenditoriale. Spieghiamo con calma. Allora, per quanto riguarda l'età, la cosa importante è che i soggetti che devono fare richiesta di finanziamento devono avere un'età compresa tra i 18 e i 45 anni. Inizialmente l'età era compresa tra i 18 e i 35, ma tra quelle variazioni migliorative di cui vi parlavo precedentemente all'inizio, una riguarda proprio l'età. Ora, però, andiamo nello specifico. Fino al 31 dicembre 2020 può presentare domanda di finanziamento chi era in possesso del requisito dell'età, cioè quindi under 46, alla data del 1 gennaio 2019. Ok? Quindi fino al 31 dicembre del 2020 bisogna dimostrare che gli under 46 era un'età che era un indice anagrafico che si un requisito anagrafico che si possedeva al 1 gennaio 2019. Invece, per coloro che hanno la residenza nei 24 comuni del cratere sismico del centro Italia, nei quali il 50% degli edifici è stato dichiarato inagibile, per queste persone il limite di età non sussiste. Ok? Quindi la regola generale è che bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 45 anni, però chi è dei 24 comuni del cratere non deve dimostrare niente, cioè non ci sono limiti di età. Per chi invece è under 46 deve dimostrare di avere quest'età al 1/1/2019. Parliamo della residenza. Bisogna dimostrare di essere residenti nelle 8 regioni che vi ho indicato precedentemente, più nei 116 comuni del cratere sismico, appunto, del Lazio, dell'Umbria e delle Marche. Questo requisito della residenza bisogna dimostrarlo al momento della presentazione della domanda. Però, se io per esempio risiedessi in Toscana e volessi usufruire del Resto a Sud, dell'agevolazione del Resto a Sud, allora posso trasferire la mia residenza entro 60 giorni dalla valutazione positiva della mia domanda. Nel caso in cui invece risiedessi all'estero, allora entro 120 giorni dalla comunicazione positiva della domanda devo effettuare il mio trasferimento.
Quindi spero di essere stata chiara. Un altro requisito è che possono presentare la domanda sia chi vuole avviare una nuova attività imprenditoriale, sia chi ha un'attività costituita dopo il 21 giugno del 2017. Poi spiegheremo altre cose. Gli incentivi sono stati estesi anche alle attività libero-professionali, svolte sia in forma individuale che in società tra professionisti. Ok? Parliamo degli ulteriori requisiti che è necessario appunto avere, possedere per presentare questa domanda di agevolazione. Come vi dicevo inizialmente, i soggetti possono presentare domanda per cui, purché risultino già costituiti al momento della presentazione della domanda e quindi successivamente alla data del 21 giugno 2017. Per coloro invece che si dovranno costituire o in impresa individuale o in società incluse le società cooperative, lo dovranno fare, cioè si dovranno costituire entro 60 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o entro 120 giorni se la residenza è all'estero. Allora, spieghiamo meglio. Se io devo costituire la mia società, ok? O in impresa individuale, o in società generica, o in società cooperativa, e vivo nelle regioni, devo fare inoltrare la domanda entro 160 giorni appunto dalla data di comunicazione del positivo esito. Se invece io risiedo all'estero, lo devo fare entro 120 giorni. Ok? La costituzione nelle forme giuridiche su citate, cioè individuale o società generica o società cooperative, è obbligatoria ai fini della concessione dell'agevolazione. Un ulteriore requisito è che i beneficiari delle agevolazioni dovranno mantenere la residenza nelle regioni su indicate per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero professionali che siano risultate beneficiarie delle agevolazioni dovranno mantenere sempre per tutta la durata del finanziamento sia la sede legale che la sede operativa in una delle stesse regioni. Ora, le società su che vi ho indicato, inoltre, potranno essere costituite anche da persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici indicati, cioè l'età compresa tra i 18 e i 45 anni, a condizione che la società, la compagine societaria, non sia superiore a un terzo e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. Allora, nel caso in cui io vada a costituire una società,
La quota maggioritaria, questo per essere più chiaro, deve essere costituita dai soggetti in possesso dei requisiti di età, residenza, eccetera, eccetera. Invece la parte minoritaria, ossia non superiore a un terzo, può anche non avere i requisiti richiesti, e spero di essere stata chiara. Un'altra cosa, vincolo importante, è che nel rapporto di società non ci siano rapporti di parentela fino al quarto grado, anche di quelle persone che vanno a costituire la società. Nel caso in cui invece i soggetti si costituiscano in società cooperative, le stesse società cooperative possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche di interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, numero 49, che sarebbe il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Cioè, nel senso, chi costituisce una società cooperativa e volesse anche altri contributi, potrebbe usufruire appunto di questi, dell'articolo 17 della legge 27 febbraio dell'85. Per quanto riguarda invece le attività libero-professionali che vi spiegavo, vi indicavo prima, che appunto possono adesso presentare domanda di finanziamento, la possono presentare chi nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda non risulta titolare di partita IVA. 1. Ancora, può presentare domanda chi, pur titolare di partita IVA nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, l'ha movimentata solo per attività associate a un codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione. Per le società, poi, tra professionisti è ammessa la presenza di soggetti senza i requisiti per un massimo di un terzo della compagine sociale, come appunto lo stesso discorso delle società che vi dicevo su. Chi non può presentare domanda? Allora, non potranno presentare domanda di finanziamento chi è titolare di attività di impresa in esercizio, cioè chi è titolare di società attiva, quindi che ha già delle entrate, delle uscite, ha fatto fattura, eccetera, alla data del 21 giugno 2017, e non potrà presentare domanda di agevolazione chi nell'ultimo triennio ha già usufruito di misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. Ossia, se io nell'ultimo triennio ho già ricevuto finanziamenti a favore dell'autoimprenditorialità, non posso presentare richieste di finanziamento per Resto al Sud. Ancora, non potrà presentare domanda
Chi è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto? Spero di essere stata chiara. Ora andiamo alle attività ammissibili, cioè quelle attività che attraverso la presentazione della domanda possono essere effettivamente finanziabili. L'iniziativa non finanzia le attività commerciali, che sia chiaro. Non finanzia le attività commerciali, ma finanzia la produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca, dell'acquacoltura e quelli relativi alla fornitura di servizi, compresi servizi turistici. Per quanto riguarda le spese, sono ammissibili quelle necessarie alle finalità del programma di spese sostenuto dal soggetto beneficiario e che rientrano nelle seguenti categorie. Ok, andiamo. Quindi sono ammissibili le opere edili relative a interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria connessa all'attività del soggetto beneficiario, nel limite però del 30% del programma di spesa. Quindi se io chiedo 100.000 euro, mi devo ricordare che potrò richiedere solo il 30% delle opere edili. Poi sono ammessi gli acquisti di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica. Sono ammessi programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, e credo sia chiaro. Sono ammesse le spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento delle attività di impresa nella misura massima del 20%, quindi opere edili massimo 30%, spese relative al capitale circolante nella misura del 20%, e poi spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale, cioè entro 24 mesi, e sono rimborsabili anche le acquisizioni di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata. E non è difficile. Dobbiamo sottolineare che le spese sono ammesse al netto dell'IVA e che i pagamenti dei titoli di spesa dovranno essere effettuati solo tramite bonifici,
carte di credito, ricevute bancarie e assegni bancari non trasferibili e comprovati da microfilmatura. Perché tutto questo? Perché le spese devono essere, i pagamenti, scusate, devono essere tracciabili, per cui possono essere fatti solo tramite bonifici, carte di credito, e ricordatevi che non potranno assolutamente essere fatti in contante. Si precisa ulteriormente che nel momento in cui si deve ricevere il finanziamento, bisognerà attivare un conto corrente dedicato. Cosa vuol dire? Che se noi dobbiamo ricevere i soldi da Invitalia, bisogna attivare un conto corrente specifico per ricevere solo quei soldi, in quanto è possibile anche che ad un successivo controllo ispettivo di Invitalia dobbiamo dimostrare che su quel conto ci sono solo le entrate e le uscite riferibili al progetto finanziato e quindi al ricevimento dell'agevolazione ricevuta. Per specificare quanto sopra riferito, e cioè che sono escluse le attività del commercio, fanno eccezione però le vendite dei beni prodotti dall'attività di impresa. Facciamo conto, io apro un caseificio, quindi i prodotti, le mozzarelle, le ricotte, eccetera, eccetera, potranno essere venduti. Ok? Sono escluse anche altre attività previste da una circolare che troverete poi sul sito di Invitalia al www.invitalia.it. Va precisata un'altra cosa. Nel programma di spesa non saranno finanziate le spese di progettazione, le spese di consulenza, gli emolumenti ai dipendenti, eccetera. Cioè, nel senso che se io vado da un consulente per farmi redigere il progetto, non potrò scaricare quella spesa. E con questo io chiudo il mio video perché credo di avervi fornito dati in abbondanza. Ci rivediamo al prossimo video dove vi appunto spiegherò quali sono le agevolazioni che vengono appunto fornite, elargite con Resto a Sud, quali sono le procedure per la presentazione della domanda e quali sono le nuove variazioni migliorative relative al cosiddetto contributo a fondo perduto. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto.